Dal Vangelo secondo Luca. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia ci sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Prova a pensare per cosa stai vivendo e prova a pensare a quante persone attorno a noi in realtà noi le vediamo e a volte è come se fossero apatiche, spente, smorte, completamente vuote. Ed è bello perché nella parola di oggi il Signore ci dice: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Com'è che Gesù sia un incendiario che manda lancia fiamme di fuoco, cose d'Apocalisse o cose di questo genere. No, manda un modo per vivere, fuoco sulla terra perché persone, uomini e donne possano bruciare del suo amore, possano trovare un motivo bello per vivere, per dare la vita. La fede non è semplicemente dire è una bella parola. Io getto fuoco sulla terra, getto un modo per cui alcune persone, chi sceglie il Signore, possa trovare un modo per vivere, per bruciare. E questo lo vediamo. Lo vediamo in tante persone che in realtà sono abitate dal Signore, in cui il Signore vive in loro, stanno bruciando, portano fuoco sulla terra e incendiano in questo modo tante persone al loro fianco. E non è semplicemente dire, ma sì, non so che cosa fare, e allora vengo in chiesa e allora faccio una serie di cose. No, se io scelgo il Signore è un motivo bello per vivere, è un motivo per cui sto vivendo. E io penso questo anche vedendo tante persone. Tanti ragazzi, tanti giovani in cui magari non hanno un motivo bello per vivere. Che cosa stai facendo? Ma è lo stesso, l'importante è fare qualcosa, non mi interessa. Perché cosa stai vivendo? C'è un motivo bello per cui stai andando avanti? C'è un fuoco che ti sta infiammando? Ecco, se il Signore sta dando questa risposta, se in te il Signore ti sta dicendo io sono il fuoco della tua vita, io sono colui che ti sta dando la vita, ecco, quello è il motivo bello per cui vivere. Prova a domandartelo. Oppure magari c'è stato questo fuoco che ti ha infiammato, che ti ha reso vivo, che ti ha resa viva, ma magari è una fiamma da alimentare, perché la relazione del Signore con il Signore è proprio questo, è da rendere viva, da rendere presente ogni giorno. Ed è così anche che si può intuire in che senso può essere quella divisione che indica il Signore. Sono venuto a portare divisione, non quella pace molta da apatia, sì, siamo tutti amici, siamo tutti sereni, stiamo tutti bene insieme. No, quella divisione sana, perché in realtà viene da una divisione santa, ovvero io sto scegliendo il Signore, io percepisco che il Signore è la mia vita e se tu non lo condividi con me, mi spiace, ma c'è una parte di me che io non, a cui non posso rinunciare. Chi ha incontrato il Signore non torna indietro, perché percepisce che in Lui c'è qualcos'altro, c'è un motivo bello per cui vivere. Per cui in questo modo una divisione fa bene perché io nel momento in cui incontro il Signore a questa parte di me non rinuncio perché è qualcosa di grande, di bello, di forte. Per cui questo piuttosto dico, piuttosto di rinunciare a me stesso perché non è un accessorio di me, non è il calcio, non è la palestra, non è il puzzle che devo fare la sera. No, è il motivo per cui sto vivendo e per questo porto divisione con chi non sta credendo in me, vicino a me, nella mia famiglia, negli affetti, nelle relazioni che mi sono vicine. Perché io sto dicendo, sì, magari rinuncio a qualche relazione, perché in realtà ne sto trovando di tutt'altre. Perché percepisco che a fianco a me ci sono altre persone che condividono questo mio stesso fuoco, questo fuoco che io sto percependo come vivo e bello, che è un motivo bello per cui vivere e per cui far andare avanti la mia vita ogni giorno.